Quell'analisi che cosa è? Mira, Caniani, innanzitutto un passaggio dal riconoscimento immaginario speculare al riconoscimento simbolico. E questo riconoscimento lo abbiamo attraverso la funzione della parola e il campo del linguaggio, cioè il riconoscimento della parola del paziente o analizzante, come noi lo chiamiamo, perché appunto entra in gioco la questione anche del tempo variabile, perché il tempo variabile della seduta è funzionale al riconoscimento simbolico. Io riconosco il valore della parola del mio analizzante concludendo la seduta lì, è molto importante quello che lei ha detto, però ci fermiamo qui, è un riconoscimento simbolico che i 40 minuti standard non ci permettono, secondo Lacan, e sono d'accordo su questo, Lacan, non ci permettono di formulare bene. Questo è un primo punto, perché in seduta il fatto di parlare non è accessuale, non è occasionale. Che cos'è parlare? È un'operazione fondamentale dell'essere umano, è un atto fondamentale. Non è che ci si trova in seduta, si fa una chiacchierata. La parola e il linguaggio sono gli elementi che ci permettono di arrivare all'inconscio. Se un sintomo si cura attraverso la risoluzione, l'emergenza del desiderio inconscio, noi dobbiamo parlare per arrivare all'inconscio. E qui arriva un secondo punto tipico della psicanalisi lacaniana. E così forse provo a rispondere alla questione, alla vexata questione sul tempo della seduta. La questione del potere. Noi non siamo padroni, neanche l'analista è padrone del linguaggio. Noi siamo soggetti al campo del linguaggio. E come lo si coglie bene questo? Perché è vero che il transfer dà un potere, ma lo si coglie bene nel momento in cui, come diceva Domenico Cosenza, il taglio della seduta viene fatto non soltanto su qualcosa di semantico, ma soprattutto su qualcosa di inconscio, per esempio su un lapsus. Allora, non sono io che decido di concludere la seduta su un lapsus, è l'inconscio stesso che ci porta lì. Ma io ascolto il paziente, lo ascolto per un tempo variabile, perché chiaro, se facciamo ogni volta 10 minuti di seduta dobbiamo ricreare lo standard, no? Può essere 10 minuti, può essere mezz'ora. Lo ascolto, a un certo punto fa un lapsus significativo e io taglio la seduta lì. Non è il potere dell'analista, è il potere dell'inconscio. È l'inconscio che ha un potere su di noi. È questo che secondo me è fondamentale cogliere, che noi siamo soggetti all'inconscio. Noi operiamo con un taglio perché è l'inconscio che lo fa. Non sono io come persona ad agire, dico adesso mi sono stancato di ascoltare questo paziente e lo mando via. Non è questo, ma è, io lo ascolto attentamente, con interesse. Nel momento in cui c'è un lapsus, taglio la seduta. Concludo lì, orientandomi sul base dell'inconscio, cioè l'inconscio che mi ha portato a concludere la seduta. Non sono io, non è a livello dell'io, del narcisismo, dell'analista. E un'altra grande modalità della psicanalisi lacaniana concerne l'intenzione, cioè cogliere per ciascuno, cosa che lo fa negli anni 70 soprattutto, che cosa è appassionante, entusiasmante, e sostenere questo nel soggetto, sostenere questo punto. Anche Winnicott ne parla come creatività.